Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di TuttoTech nella sezione ricette con il bimbi. Oggi ho voluto provare una di quelle ricette che mi hanno colpito, perché è facile fare un impasto per una torta utilizzando le ricette del bimbi. Una cosa invece che non ho mai provato a fare da sola a casa, sebbene io sia appassionata di cucina e le provo veramente tutte le ricette, è fare lo yogurt. Il nostro bimbi TM6 ha la funzione infatti di fermentazione, quindi funge anche da yogurtiera. Ho trovato la mia ricetta clou dopo qualche esperimento naturalmente e ho trovato quella che fa per me. Ho selezionato le materie che per me erano fondamentali, di buona qualità, quindi mi sono recata in fattoria direttamente, ho preso il latte crudo e lo yogurt che fa direttamente la fattoria stessa. Ovviamente il latte, che è questo, preso alle macchinette, è latte crudo, quindi va pastorizzato. Infatti la funzione che andremo a fare per prima è proprio quella di far bollire il latte e poi vedremo quali sono i passaggi che il nostro bimbi ci indicherà. Prima di cominciare con la nostra ricetta, però, vi invito ad iscrivervi al canale ed attivare la campanella per non perdere i prossimi video. Uomini e donne appassionati di cucina, fateci sapere per favore se vi interessano video relativi al bimbi, nuove ricette, consigli, domande, qualunque genere, fatecelo sapere qua nei commenti. E ora lanciamo la nostra sigla! Ecco cosa ci servirà: il latte, lo zucchero, il nostro Varoma e dei vasetti. Io li ho trovati di vetro, coperchio in plastica. Vi lascio il link qui sotto, li ho trovati su Amazon a veramente una cifra abbordabilissima, se non ricordo male circa 20 euro. Sono 10 vasetti da 100 ml, quindi la dose perfetta, a volte me ne mangio anche due, di yogurt. Sono in vetro e vanno tranquillamente in lavastoviglie. Ma ora vediamo il procedimento. Se anche voi partite come me con un latte crudo, quindi non pastorizzato, dobbiamo procedere prima alla bollitura. Venite con me. Abbiamo acceso il nostro bimbi, dobbiamo bollire il nostro latte, andiamo nella funzione bollitore, inseriamo il nostro latte nel boccale, tutto il litro che abbiamo, mettiamo il misurino sul nostro coperchio, impostiamo la temperatura a 100 gradi e ruotiamo la nostra manopola. La bollitura, come sentiamo, è terminata. Andiamo a schiacciare la manopola, apriamo il nostro coperchio, dobbiamo lasciarlo raffreddare perché non deve essere bollente. Aspettiamo quindi una mezz'oretta. Il nostro latte è bollito, l'abbiamo fatto raffreddare, ora andiamo a selezionare la ricetta yogurt e iniziamo a cucinare. Mettere nel boccale 120 g di yogurt naturale. Dalla precedente produzione ho lasciato indietro un vasetto così che lo possa utilizzare per la successiva produzione. Quindi inseriamo il nostro yogurt all'interno del boccale dove c'è il nostro latte raffreddato. 40 g di zucchero. Io vi consiglio di rispettare questa dose, per me è l'ideale, però naturalmente lo potete variare a seconda dei vostri gusti. Posizioniamo il nostro misurino, ruotiamo la manopola fino alla velocità 4, così che lui mischia gli ingredienti. Sentiamo che ha finito, procediamo avanti, ruotare la manopola fino alla velocità 2, praticamente porta a temperatura di 37 gradi. Ha terminato e andiamo a vedere cosa ci dice. Trasferiamo il composto in 8 vasetti di vetro da 120 grammi. Io mi sono procurata questi vasetti, come vi dicevo, questi sono leggermente più piccoli, sono da 100 ml, quindi ne utilizzerò uno alla fine per quello che rimarrà. Mi premunisco di un imbuto, così procederò a riempirli. Andiamo avanti con le istruzioni. Chiudiamo i vasetti con i loro coperchi o con una pellicola trasparente resistente alle temperature. Una volta chiusi i vasetti con i coperchi, procediamo, disponiamo i vasetti al centro del recipiente del Varoma e poi andremo ad inserire 250 g di acqua nel boccale. Cosa succederà? Praticamente avremo il nostro boccale pieno di acqua e i vasetti all'interno del Varoma fermenteranno grazie all'acqua che il nostro bimbi manterrà a temperatura costante per le ore necessarie.
inseriamo 250 g di acqua nel boccale, ok, andiamo avanti, aggiungiamo il succo di limone che serve per proteggere le lame, il gruppo dei coltelli, all'ossidazione, perché a contatto con l'acqua per tante ore potrebbe ossidarsi. Ecco, il succo di limone lo previene. Andiamo avanti chiudendo con il coperchio e mettendo sopra di esso, quindi togliamo il misurino, mettiamo solo il coperchio e posizioniamo il recipiente del Varoma sopra, facendo un po' di attenzione perché è un po' pesantino, leggermente. Andiamo avanti, chiudiamo il Varoma con il suo coperchio. Come vedete, la ricetta prevede 10 ore, quindi calcolate bene i tempi. Se lo fate la sera, occhio, perché poi vi sveglierà di notte se non calcolate bene i tempi. 10 ore, 70 gradi, e giriamo la manopola. Avendo la temperatura costante per 10 ore, questo processo farà in modo che il nostro yogurt fermenti alla temperatura corretta. Fermenti e diventerà un ottimo yogurt, ve lo assicuro. Io lo adoro, ne faccio un uso smodato, praticamente uno o due yogurt al giorno, e devo dire che questa ricetta supera di gran lunga quelli confezionati, naturalmente. Ovviamente scegliendo anche le materie prime di qualità otterrete certamente un prodotto eccellente. Si conservano in frigo naturalmente per massimo 7-8 giorni, ovviamente i tempi sono ristretti rispetto a quelli confezionati, ma vi assicuro che non ve ne pentirete, non ci arrivate a 8 giorni, ve l'assicuro. Sto già pensando a come verrà il mio yogurt e soprattutto come utilizzarlo. Sicuramente farò magari un plum cake per la colazione, certamente lo utilizzerò con della frutta fresca, frutta secca, noci, mandorle, semi di chia. Vi lascio magari qualche esempio qui di quello che piace a me, magari vi do qualche idea. Ed ecco voi il risultato finale dopo qualche ora in frigo. Questo è il nostro barattolino. Ecco la densità del nostro yogurt. Non so voi, ma a me piace bello cremoso, quasi un budino. Sono un po' golosa, lo so. Questo risultato vi assicuro che non è per niente acido. Ricordate che l'acidità la fa il tempo della fermentazione. La nostra ricetta prevede una fermentazione di 10 ore. Fateci sapere se i video relativi alle ricette del Bimby vi possono interessare. Scriveteci qua sotto nei commenti. E con questo vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!